La professoressa insegna sociologia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Roma III ed è inoltre docente in due università parigine, rispettivamente la René Descartes e la WIT. È inoltre coordinatrice di alcune ricerche nazionali e internazionali ed è, oltre tutto questo, ha diretto l'ufficio minori presso la Presidenza del Consiglio. In più è autrice di numerosi saggi, tra cui l'ultimo che ha scritto e che questa sera ci presenta, intitolato Ci siamo persi i bambini. Ed è meravigliosamente sottotitolato con Perché l'infanzia scompare. Che dire, è un saggio, io ho avuto il piacere di leggerlo, è un saggio che parla molto del cambiamento che è avvenuto in questi ultimi anni tra il rapporto genitori e figli. Cambiamento anche causato in un certo senso dall'influenza dei media. Allora io, senza perdere ulteriore tempo, lascerei alla professoressa insomma la descrizione di questo, di parlare, insomma la lascerei parlare di questo libro e farei una domanda che parte proprio dal titolo: come mai ci siamo persi i bambini e soprattutto, come dice lei all'interno del libro, perché esistono i bambini e invece sta scomparendo l'infanzia? Io ringrazio tutti, ringrazio chi mi ha invitata qui, ringrazio la dottoressa che mi lascia la parola. Non si sente? Ma io ho la voce sbillante. Ci vuole? Pensavo di avere una voce sufficientemente squillante. E erano i ringraziamenti, ma non solo dovuti. Sentiti per l'accoglienza e per l'idea. Si viene rimorchiati in un pomeriggio d'inverno da una telefonata e poi da una mail dicendo: sto organizzando un festival sugli studi sul futuro. Lei ha scritto un libro sui bambini, perché non viene? E io ho pensato, guardo lei sorridendo, che non poteva mancare, convinta come sono, che ogni società per esistere deve pensare prioritariamente a quello zoccolo duro che è l'infanzia. E sono partita da un ragionamento che mi accompagna da tempo, che l'infanzia, come sottolineava la dottoressa che ha introdotto quello che sto per dirvi, non è sempre esistita. I bambini, certo. Le persone basse che diventano grandi, certo. L'infanzia no. E l'infanzia nasce nel pensiero della cultura occidentale, nel tardo impero romano, quando il cristianesimo diffonde un'idea nuova, il pudore. E vengo adesso da qualche battuta che ho potuto ascoltare di un mio professore, Marco Auger, che parla accanto, e pensavo come, antropologicamente parlando, anche quando affrontiamo il tema dei bambini, dobbiamo innanzitutto avere un'idea del chi sono, prima di cominciare a dire perché agiscono in questo modo o cosa fanno, o perché non li capiamo più, poiché sono un passo avanti, essendo nati per immersione nella cultura digitale, al nostro modo di rapportarci, non solo ai media, ma alla società che ci circonda. E allora, quando il pudore separa le pratiche degli adulti dai bambini, perché il cristianesimo propone l'idea che le pratiche sessuali non erano evidentemente partecipative per i più piccoli, nasce l'idea che un mondo di persone basse deve essere istruito, pensato e formato a gestire un po' di tempo dopo la società, la scuola, le scuole, fino ai secoli bui del Medioevo, bui per l'infanzia più di tutti, perché i bambini riscompaiono. Se voi pensate a un quadro di Bruegel o pensate a quello che bambini di 3 anni presso un maniscalco potevano fare nel portare uno zoccolo di cavallo da una parte all'altra, potevano continuare quella mansione fino all'età adulta, fino alla loro morte, i famosi 60 anni che diceva Dante quando indicava che a 33 era già a metà della sua esistenza. E questa idea che i bambini, facendo le stesse cose degli adulti, non esistevano in quanto infanzia, viene una volta di più reinventata dal cristianesimo, quando si decide che a 7 anni si può guadagnare o l'inferno o il paradiso. Grave,
poter affidare l'idea del giudizio morale, delle azioni, dei comportamenti e quindi del premio finale di un'esistenza imperniata evidentemente in una cultura profondamente cristianocentrica, e l'età della ragione. Da 7 anni in poi un bambino non era più un bambino. Era un uomo capace di peccare e di vivere. Aveva imparato tutto perché la scuola non c'era. Col tempo, Gutenberg reinventa l'infanzia perché in molti modi separa di nuovo il mondo dei grandi, capaci di leggere, dal mondo dei bambini che devono avere un tempo per imparare a farlo. E la scuola, con l'illuminismo, li sancisce per sempre. Si parla dell'Ottocento come il tempo dei bambini re, ben inteso quello dell'alta borghesia, dei nobili, che mettevano tutte le cure possibili nel predisporre la loro discendenza a riavere il potere sugli altri. Quindi scuole, quindi attività, quindi l'invenzione dei giocattoli. Non siamo più alla trottola dei romani o ai giochini dei sassi, siamo a quella miniaturizzazione del mondo adulto che passa dai cavallucci, dalle bambole, da tutte quelle attività ludiche che rendono piccoli gli oggetti dei grandi. Ma il bambino re, e vengo alla domanda, non rimane re a lungo, perché a un certo punto, nel dopoguerra, si diffonde in modo capillare, massiccio, universale in Occidente, la televisione. E la televisione, riparlando per immagini, per suoni, si rivolge alle persone con sensazioni. Non c'è bisogno dell'elaborato del detto per comprendere un'immagine. Si sente un'immagine, si patisce un'emozione, ci si coinvolge per qualcosa, ma non è necessaria né la cultura delle parole, né tantomeno quella della sintassi. E che cosa accade? Accade di nuovo che l'infanzia riscompare, nel senso in cui sto cercando di sottomettere alla vostra attenzione questo pensiero, perché adulti e bambini nello stesso frangente possono capire, non uso né la parola comprendere che ho usato, né sentire che avevo espresso per indicare emotivamente la comprensione attraverso un'emozione, ma possono capire il mondo che li circonda, dalle immagini, dai suoni. E arriviamo subito dopo la televisione, evidentemente, a quella che tutti noi ci siamo dati da fare per studiare. Non la generazione del futuro, questa che alla maggior parte degli insegnanti e dei genitori appare una generazione priva di senso. Perché? Perché hanno un altro senso. Imparano a ragionare con un sistema binario dovuto ai meccanismi con i quali entrano in contatto con la realtà. Vivono per immersione in questa cultura digitale di cui sono i padroni e gli esperti, per forza è stata pensata per loro, non c'è niente di più semplice di un sì o di un no. Eppure entrano nei labirinti della conoscenza, qui penso ai videogiochi, penso a tutte le straordinarie opportunità che per gli adulti sono apprendimenti complessi, perché passare dalla matita alla penna, al PC, al videogioco, per un adulto è un percorso di conoscenza, per un bambino no, ci nasce dentro. E questo iato grande, ed è da qui che sono partita, che si è creato tra il mondo dei piccoli e dei grandi, mi ha fatto riflettere su altri elementi. Uno principalmente, che è la tesi di tutto il libro, mi sembra di vivere tra le caratteristiche che vengono attribuite alla postmodernità. Avete avuto Bauman, avrete dei pensatori infinitamente più capaci di me di esprimervene i tratti salienti. Ma anch'io voglio aggiungere un tratto saliente di questa postmodernità, così spesso non detto. Una delle caratteristiche principali della comunità umana dell'Occidente è sicuramente la deresponsabilizzazione dei propri comportamenti. Viviamo in una società del welfare, del benessere, in cui tutto può essere delegato ad altri. E io ho preso ad esempio come campione di lavoro 1 migliaio di mamme, 3.000 papà, centinaia di famiglie che sono andate a scocciare nel corso dei miei anni, per studiare in che maniera questa deresponsabilizzazione nei confronti del sociale nel suo complesso,
è la caratteristica precipua e come soprattutto la potevo verificare per quello che a mio modo di vedere è l'essenziale della vita, cioè la cittadinanza da offrire attraverso una formazione educativa e soprattutto valoriale, morale, politica, religiosa e chi ne ha più ne metta alle giovani generazioni. Io ho cercato di studiare perché, come e in che modo è accaduta un'infantilizzazione massiccia del mondo adulto contrapposta a un'adultizzazione prepotente del mondo infantile. E cosa ho studiato? Beh, ho studiato l'età delle prime mestruazioni. Si sono abbassate, le bambine diventano signorine almeno 5 anni prima della generazione che le ha precedute. Ho studiato tutte le industrie di vestiti, specificamente pensate per i piccoli e anche non per i piccoli, studiando tutte le grandi imprese che al mondo predispongono reggiseni per bambini di 3 anni, 4 anni e 6 anni, naturalmente imbottiti al tal punto che una mamma accorta e volenterosa può scegliere perfino una quarta misura per la sua piccola. Ho studiato perché le grandi imprese di scarpe fanno non solo per i figli dei noti attori cinematografici per farle sfilare un giorno come piccole babè su un tappeto rosso, ma diffusamente vendute, esistono scarpe con i tacchi alti. E mi sono all'inizio soffermata sull'aspetto esteriore dell'adultizzazione precoce, naturalmente facendo che quello che faceva prima il fotografo di soppiatto, andando davanti alle scuole di tutta Italia per fotografare la madre grassa taglia 56 vestita da Hello Kitty come la bambina piccola piccola che in mano aveva la bambola da Hello Kitty, convinte che l'abbigliamento le rendeva identiche. Naturalmente ho studiato tutto quello che si spende di antirughe, di botulini, eccetera, eccetera, indicando questo come un indicatore sociale fortissimo dell'idea che invecchiare è diventare grandi e quindi non si può. Il libro si apre con una favola. Ci ho messo Pollicino. Sì. Finisco la frase. Ci ho messo Pollicino perché nessuno in Italia, altro che i fratelli Grimm, avrebbero potuto raccogliere una leggenda popolare come quella di Pollicino e farla diventare favola, perché credo che da Courmayeur a Caltanissetta in nessuna famiglia italiana ci si sarebbe messi intorno a un tavolo per dire qui non c'è più niente da mangiare, ci abbiamo 8 figli, che facciamo? Buttiamoli nel bosco, restiamo noi due e vediamo di smarcare la serata. No, da noi si sarebbero tolti un braccio, un dito, eccetera, eccetera, per farlo arrostire per i piccoli. Quelli invece li mandano nel bosco. Il ragazzino notoriamente inventa la storia del sassolino, poi della mollichina di pane, per una volta ritorna a casa e poi compie l'horror che più horror non si può. Quello ammazza, fa ammazzare dal padre orco le 7 figlie orchessine, le ammazza tutte col cappellino cambiato, ammazza l'orco naturalmente dopo, quindi ne fa fuori 8 in una notte, che dire uno spruzzo di sangue, dire niente, dopodiché ritorna a casa ricchissimo e quei 2 che finora avremmo considerato 2 stronzi in Italia sono tutti contenti di raccogliere i figli che erano diventati nel frattempo ricchissimi anche per loro. Questa è la favola dell'autonomia più sfrenata della cultura, evidentemente l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, il successo di questi ragazzini che a costo della morte di altre 7 coetanee e dell'orco compreso, per non parlare della moglie, riportano a casa i soldi. Ma il libro finisce con un'altra favola, che è evidentemente Peter Pan, il quale naturalmente non cresce mai e aspetta sempre di poter frequentare l'isola che non c'è. Il senso di questo lavoro, io volevo dimostrare 2 cose. Una, che c'è una infantilizzazione massiccia come tratto peculiare della nostra vita collettiva, e farò altri esempi se vi diverte o se viene fuori nel discorso. 2, che esiste una cultura prevalente che io ho sintetizzato con questa frase: la preoccupazione è l'alibi dell'attenzione. Io ho studiato, voi sapete che 14 milioni di nostri compatrioti si mangiano un antidepressivo tutti i giorni o un ansiolitico? 14 milioni non è un bruscolino su 60 milioni di abitanti, il che vuol dire che siamo un paese di ansiosi, di disadattati, a disagio. Perché? Ebbè, perché preoccuparsi è facilissimo, finisce nell'ansia, nel non fare. Occuparsi è no,
occuparsi ti devi dar da fare. E allora nel libro teorizzo come i genitori contemporanei sono i più grandi preoccupati del pianeta e sono i meno occupati che esistono. E da dove lo comincio? Da un episodio che forse se fossi venuta qui avrei scorto anche nella vostra città. Le sale parto hanno una sala che le precede evidentemente, dove la cinematografia ci ha insegnato a pensare, il padre che fuma, le cicche per terra, niente fumo, niente cicche, ma io che ho fatto il giro delle città d'Italia più grandi alla ricerca di questa follia, e cioè i graffiti nell'ospedale policlinico Umberto I di Roma, al San Camillo, al Follanini, al Fate Bene Fratelli, non c'è più un centimetro di muro che ogni sei mesi viene ridipinto per decine di metri, dove ci sono scritte cose del tipo: dai è bello che te stiamo tutti aspettando, sei la meglio del mondo, Miss Mondo devi uscire, oppure appena esci le fai fuori tutte. E Totti in confronto a te non è nessuno, cioè quello deve ancora nascere e già è un superpotente, un supereroe, una superbella, un supercapace ed è già il meglio di tutti, in cui il padre, è lui che scrive evidente, la madre sta dentro che piange e grida, scrive frasi del tipo sono 9 ore, 9 giorni e non so quanto, se non esci subito papà va alla partita, no, quello si era pure stufato. E io che ho fatto di queste migliaia di scritte apparentemente insulse, ho fatto 4 categorie principali: quelli che aspettano gli sportivi e in confronto qualsiasi campione del mondo non è niente come il figlio che sta per venire al mondo, quelli che aspettano naturalmente Lolita e chi per lei, perché già è stupenda, già è fortissima, che Miss Italia in confronto a te non sarà nessuno, questo è il genere, e quelli che naturalmente aspettano forza, coraggio, capacità e soprattutto successo. Perché ho messo questo nel primo paragrafo del capitolo dell'ansia e della preoccupazione? Perché anche questa non è un'occupazione, cioè è una modalità evidentemente di affrontare l'attimo essenziale tra la vita e la morte, la moglie, il figlio, tutto abbiamo visto 100 volte, grazie a Dio tutti noi hanno vissuto questa situazione, ma l'idea che oggi venga esternata indicando tipologie mentali di successo assoluto nei vari ambiti della nostra vita collettiva era il primo degli elementi che io ho inserito per indicare la preoccupazione. Il secondo evidentemente è quello che li piazzano davanti a Bebe e Einstein a 8 mesi, perché naturalmente le televisioni hanno capito che più vai a ritroso, più la madre non ci sta, più il padre deve pensare che il suo sarà meglio, e quello che fino alla mia generazione era buttarli in piscina a 3 mesi, fargli fare judo, cioè un'agenda di un ministro non è più quella di un bambino di media borghesia, 8 anni di oggi, dico media borghesia, per le attività connesse a quella forsennata dimensione del offrire possibilità, è scaricarli. Perché è evidente che stare a casa a fare le costruzioni, a guardare la pioggia, a inventare una canna da pesca per immaginare un pesce che viene dal cielo, ci vuole tempo, fantasia, attività, dedizione, l'uovo sodo e la fettina. Portarli da una parte all'altra, come dicono le mie amiche, io non ho una babysitter, ho preso un NCC, a Roma sono queste macchine che vengono, che portano i ragazzini dappertutto. Allora, questo portantinum, che significa certamente offrirgli possibilità apparentemente illimitate, io l'ho letto, l'ho studiato, l'ho verificato, li ho intervistati come un elemento di grande preoccupazione per delegare. Asili nido costosissimi, scuole ipercostose, quello che ho messo in un capitolo, quanto si spende nell'abbigliamento e quanto nelle zone più sfavorite del nostro paese c'è l'investimento forsennato alla carrozzina multitasking, quella deve diventare tutto la carrozzina, perché costano migliaia ormai di euro queste cose, con cui si dimostra nella società acquisitiva evidentemente l'affetto e la portata dell'amore. La preoccupazione
aumenta nel momento in cui, dopo la sala parto, dopo che era la più bella di tutti, quella torna a casa e che fa? Nella storia quotidiana solitamente c'era una madre, nei ceti sociali più elevati, una nutrice, via dicendo. Adesso no, io sono stata dalle puerpere degli stessi ospedali di prima e ho potuto constatare che stanno tutte col telefonino a vedere primo vagito, ruttino e collaborano con tutte le altre perché esistono, li ho contati, 1800 siti di mamme fai da te. Allora, il mio ha fatto la pipì alle 3 e altre 12 gli rispondono, il mio alle 5 e mezzo e giù che parlano di questo, poi si raccontano la storia dei pallolini, poi queste stanno sempre a chiacchierare in modo orizzontale, l'ho chiamato io, perché il consiglio che viene dal passato non è più accettabile, il compagno è il complice di questa azione che dà alla loro idea l'indipendenza e la capacità dell'autonomia che vogliono trasmettere al loro nucleo familiare vivendolo e al bambino crescendolo. E che cosa accade? Che il circuito dell'ansia preoccupazione diventa esponenziale quando per esempio decidono di mandarlo allo sport. Lì ho studiato tutti i vivai d'Italia, io non sapevo che fossero dei lager, l'ho scritto poco perché le pagine in più la terza Pepe mi ha detto no Marina tutto questo non lo possiamo dire, ma io qua sì che mi frega. Allora scoprire che questi li prendono dalle piscine, dai campi di calcio, di calcetto in giro, li buttano dentro specie di caserme dove non c'hanno un insegnante, dove una volta alla settimana ci va uno, 3x8, 5x3 in terzo liceo, grasso che cola, che se gli domandi dov'è Caserta o Pordenone ti guardano con l'occhio così, però giocano 10 ore al giorno e pagano, evidentemente pagano, genitori, questi qua, eccetera, tutti sulla carne di questi ragazzini, la capacità delle gambe piuttosto che delle braccia nel nuoto e via dicendo. Quindi anche questa dimensione disperata di un successo immediato come quello dello sport, che abbiamo usato storicamente come un elemento per insegnare a pensare che si può competere senza confliggere, è diventata una competizione con se stessi che trova nello spasmo della sua realizzazione l'unico risultato. Ed ho continuato in vari ambiti e i vari capitoli del libro a cercare tutti gli elementi che dimostrano come la preoccupazione appunto sia diventata per questa generazione l'alibi dell'attenzione. Sto pensando che lei usa questa espressione a tal proposito, lei usa questa espressione bellissima in quel capitolo che è fabbriche di campioni, no? Laddove un po' anche il concetto stesso di fabbrica lascia escludere, cioè come se parlassimo di fabbriche di campioni, ma in verità da una fabbrica difficilmente esce un campione, in verità no, sono campioni in serie, quindi non sono dei veri campioni. Però pensavo proprio a, ritornando anche all'idea della favola di Pollicino, noi sappiamo che in verità nessun bambino può farcela da solo, cioè il bambino ha bisogno di crescere in un ambiente in cui al centro di tutto c'è la relazione e la scoperta dell'altro, quindi il bambino ha bisogno di essere visto, di essere incontrato e i genitori hanno bisogno anche di incontrare il loro bambino. E ho visto come invece lei ci fa, insomma, mette in evidenza il continuo atteggiamento di delega dei genitori, anche, non solo dei genitori ma anche dei genitori rispetto, lei prima, sì, io poi l'ho sopraffatta, anche rispetto ai giocattoli. Esattamente. L'ultimo giocattolo che è stato inventato in Italia, che siamo il paese noto nel mondo per la nostra creatività, è stato inventato, a parte le Winx qua dietro, ma ne parleremo a parte, sono un pregio marchigiano, quindi non le voglio citare, ma l'ultimo giocattolo è stato il Didò, quella specie di pasta di pane inventata da un architetto fiorentino per suo figlio e poi messo in produzione. Ora, a parte le Winx, che sono un po' più mignotte di Barbie, ma quello è il tono, insomma, è inutile che stiamo a girarci tanto intorno, e che sono fortissimamente attraenti perché, e beh, lo stesso successo che ha adesso questa squinternata di Violetta. A me, dal Corriere della Sera, Repubblica, mi hanno chiesto interviste su Violetta come se fosse mia nipote. Ora, Violetta è una cretina che ha come unico obiettivo esistenziale quello dell'acquisto.
Violetta è l'apice, l'apoteosi di questa postmodernità, dove tutto può essere reificato, acquistato, e la sua felicità, la sua gioia di vivere, il modo beota con cui canta continuamente, si smalta le unghie 18 volte a puntata, si pettina costantemente, ha 12 anni ma ne deve sembrare 32, eccetera, eccetera, quindi traina le bambine di 4 anni con quello che io chiamo il violettismo, ma insomma è sempre una cugina delle Winx, nasce da Barbie, eccetera. Violetta è la rappresentazione, come dire, più evidente di dove si vuole portare una generazione di lasciati soli con se stessi all'idea del benessere. Si può solo comprare, e Violetta di mestiere compra, perché la sua attività è soltanto quella di fare shopping con le amiche. Quando Barbie fu inventata, correva l'anno 1958, e qui parlo a una psicologa, 8 psicologi della pagati dalla Mattel, hanno lavorato 3 anni per inventare la bambola di tutte le bambole. E qual è stato il successo di Barbie planetario? Quello di avere invertito un rapporto storicamente determinato dall'idea che una bambina giocava a fare la mamma con la figlia, quindi c'era una storia millenaria di idea che la maternità, il nostro privilegio femminile, si poteva rappresentare, far vivere, imitare, predisporre attraverso un gioco di mamma e figlia. Barbie è stata inventata con una perversione, ed è lì il successo, perché fa giocare la figlia con la madre, e finalmente una con le tette, con le gambe che se fossero fatte con pantografo sarebbero 2,80 metri, le tette 190 centimetri, tutti quei capelli, tutta quella modalità. Le bambine di tutto il mondo, assolutamente inconsapevolmente, ma sono giochi psicologici che hanno fatto fare miliardi, non sono scherzi da niente questi. Gli stessi psicologi si sono messi all'opera nel 74 per He-Man, l'uomo più forte dell'universo, che quando ho studiato i Master of Universe avevano fatto in un anno 750 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Hanno invaso il pianeta portando cosa? L'Occidente forte, ricco, con l'occhio azzurro, eccetera, e la solita cultura che lo accompagna, che con la guerra si porta alla democrazia, ma questo è un altro ragionamento. Barbie, che è stata l'antesignana, in qualche modo ha aperto la strada a questa dimensione molto meno studiata, molto meno raffinata, molto meno pensata, molto meno localizzata. Voi sapete che esistono Barbie cinesi, Barbie negrette, Barbie arancioni, Barbie di tutte eschimesi, cioè al Museo delle Barbie a New York se ne possono vedere circa 8.000 di possibilità barbistiche, ma è stata evidentemente pensata per andare bene a tutti, con un solo progetto, quello dell'inversione del rapporto, e quindi ha vinto sulla perversione che ha predisposto. Queste altre non sono neanche perverse, perché sono così lineari nell'offrire soltanto l'opportunità di spingere all'acquisto per essere. E anche questo è un elemento che pochissimi genitori valutano. Assolutamente. Poi sto pensando a queste famiglie che lei stessa cita, vestite tutte uguali, in cui poi fondamentalmente pare che superficialmente, no, si condivida lo stesso codice, sono tutti uguali, tutti precisi, ma poi a livello di, effettivamente, di comunicazione a quanto pare c'è ben poco. Perché poi nello stesso capitolo in cui lei parla dell'uso dei giochi da parte dei bambini e di quanto poi effettivamente i genitori conoscano il mondo dei giochi o l'universo all'interno del quale i bambini passano molto tempo, poi si scopre che in verità c'è molta poca conoscenza e molto poco scambio anche da questo punto di vista, cioè che anche lì i bambini sono lasciati molto soli. Non solo, ma vengono stigmatizzati i loro gusti senza conoscerli. Come tutte le mamme italiane, un giorno io ero molto giocherellona con i miei, ho pensato che se preferivano i puffi a me, i puffi dovevano essere fichissimi, perché io pensavo di essere una mamma molto giocherellante e ho pensato che dovevo studiare i puffi. Da lì ho continuato e ci sono andata in cattedra, perché ho scritto 8 libri sull'immaginario che per la prima volta nella storia dell'umanità viene proposto a tutti i bambini del mondo.
Questo è un meccanismo di cui noi adulti, non addetti ai lavori, io mi ci sono divertita per 20 anni, ma cercherò di sintetizzarlo in 3 minuti, è una riflessione che facciamo poche volte, e anche quando vengo invitata nelle scuole o quando vedo con mia oggettiva soddisfazione che i miei libri si vendono, penso sempre: potrebbe stare 2 ore, una sola volta della sua vita, a guardare la tele col figlio invece che spendere, non so, 12, 15 euro o 9 per comprare un mio libro dove ci sono scritte le stesse cose. Però è evidente che il ragionamento è altro. E che cosa ho cercato di mettere in evidenza? Che se fino alla mia generazione noi abbiamo avuto un universo immaginario delle fiabe, delle leggende, delle storie, che ogni comunità umana ha rinviato per predisporre le basi morali della generazione che seguiva, dagli anni 70 in poi, in Italia con l'avvento delle televisioni private, Telebiella del 74, e nel mondo, più o meno negli Stati Uniti, il fenomeno di 10 anni prima, ma si è pervaso il mondo di una nuova fantasia costruita a tavolino per andare bene a tutti i bambini del mondo. E cosa c'è in questa nuova fantasia? Questi 1850 circa, un po' di meno, 47 eroi che 1,5 miliardi di persone conoscono sono state pensate per andare bene agli eschimesi, ai bambini africani, ai musulmani, a quelli di origine ebraica, ai cattolici, ai cinesi e via dicendo. E quindi è stata inventata dal marketing una medietà valoriale. Io ho analizzato per molti anni tutti i programmi che vengono offerti ai bambini, prima in Italia, poi in Europa, poi mi è capitato di avere dei ruoli nella mia associazione di sociologi nel mondo, ho scocciato molti colleghi, ho diffuso questionario ovunque. Ebbene, ci sono almeno 3 codici morali di cui la maggior parte dei maestri non possono rendersi conto se non guardano una volta Pokémon con altri occhi. Non possono capire perché le sorelle occhi di gatto sono 2 mascalzone, invece 3 mascalzone, invece sembrano bravissime persone. Perché questa gente agisce in funzione della morale che è stata all'origine di coloro che hanno scritto le storie. Ve la faccio breve. Il 67% della programmazione planetaria per l'infanzia è ancora pensato negli Stati Uniti. All'interno di questo marasma di situation comedies, di telefilm, di cartoni animati, di storie e tutto, ci sono almeno 3 snodi etico-morali fortissimi. Primo c'è, non so, La casa nella prateria, Zorro, Lessi, Rintintin, tutti quelli che ponevano che cosa? Il puritanesimo, la capacità individuale, la solidarietà con l'altro che ti fa riconoscere agli altri e quindi ti dà prestigio, questa sorta di bontà, tra virgolette, di Zorro che quando è un po' stupido si chiama Don Diego, quando è super figo si chiama Zorro, di Superman che è Clark Kent e poi fa Superman. Sono personaggi che agiscono in funzione di un'etica precisa, in cui il loro successo personale e la loro gratificazione nell'esistenza è rinviata dall'altro per riconoscenza. Prima tappa, finisce presto. Seconda tappa, tutta una serie di personaggi che sono stati poi inventati in funzione, è qui che studio la postmodernità, delle grandi paure dell'umanità. Noi abbiamo avuto, con le piogge acide del famoso Canada a metà degli anni, fine anni 70, un momento di grande timore. Non solo ci fu una risposta, diciamo, accademica a questa paura che l'uomo per la prima volta stava mangiando la sua vita perché distruggeva l'ambiente. Ci fu un momento in cui per la prima volta la nostra cultura antropocentrica fu messa in crisi. E come fu messa in crisi? Beh, per i bambini furono inventati in quegli anni
tutti i sottoboschi e i sottomari possibili. Abbiamo inventato l'ape maia, l'ape magà, memole, gli snorchi, quegli scemi che stavano sotto il mare col tubo. Abbiamo avuto le api di ogni tipo, i puffi appunto, vivevano di boschi e di mari. E il messaggio subliminale, ma fortissimo, di chi scriveva queste storie, non so se avete esperienza, ma gli editori, questi delle grane, decidono a priori cosa far scrivere, ci sono indagini di mercato straordinarie che fanno capire cosa andrà, così come il colore dei nostri vestiti, così anche questo. Per i bambini, che era meno elaborato questo sistema, ci sono state le paure degli adulti. E come l'abbiamo realizzata? Beh, la paura della fine del mondo dovuta a noi stessi, eccola là. Negli anni in cui, come dire, Kubrick dava invece voce a Hal, vi ricordate, ho visto che c'è nel programma 2001 Odissea nello spazio, ebbene dava voce al computer nell'ultima battuta quando dice anch'io non mi sento bene, gli dà quel sento che rende la macchina umana. Bene, negli anni in cui la scoperta interplanetaria doveva appariva un sistema politico e strategico fenomenale per evitare la guerra che non sarebbe stata più fredda tra gli opposti est, ovest, occidente, americano e Unione Sovietica, per i bambini questa tensione che finì con l'uomo sulla luna, e beh, abbiamo avuto valanghe di Atlas UFO Robot, Voltron, Mazinga, tutte quelle macchine che si attaccavano, i Transformer e via dicendo. Finisce anche questa paura degli adulti. Con il muro di Berlino viene meno l'idea che possa esistere una contrapposizione planetaria. E allora cosa accade? La stessa cosa che è accaduta nel mondo dei grandi. Il potere non aveva più un obbligo di mission, direbbero i pubblicitari, e diventa una strategia. Power Rangers, Sailor Moon, tutti questi personaggi che hanno pervaso il mondo dell'infanzia erano persone, i Masters of Universe che ho citato prima, che agiscono per il potere, non c'è più una missione per cui prima era una strategia perché c'era una, è fine a se stesso. Ma anche di questo subito dopo gli adulti non si sono interessati ed hanno avuto di nuovo una grande paura, quella che noi sociologi abbiamo chiamato il ritorno al soggetto, quella che i miei colleghi americani hanno teorizzato con la cultura del narcisismo. In Italia all'improvviso migliaia di persone hanno cominciato a correre per le strade, la fascetta, il jogging, l'infarto, ma non importa, tutti in palestra, tutti fighi, tutti abbronzati, tutti lampadati, tutti così. E in questo momento di narcisismo così diffuso, cosa è stato inventato per i bambini? Beh, qui faccio l'italiota. In Italia ebbe un successo straordinario, credo il peggior programma mai pensato da nessuna televisione nel mondo, che si chiamava Kiss Me Licia. Erano due cretini che c'avevano un gatto, c'avevano una pizzeria, bene, vedo che lei è dotta, e parlavano dicendo Mirko, quell'altra ansimava orgasmicamente e faceva Licia, e da una stanza all'altra non succedeva niente, facevano le polpette e là finiva. E noi abbiamo avuto un ritorno, ora sto citando Lush per sembrare colta, al soggetto attraverso una miriade di questi programmi in cui l'esterno non esisteva, in cui non esisteva il sociale in nessuna modalità, in cui il massimo che accadeva dal punto di vista storico, politico, psicologico, economico e religioso era una che suonava e gli mancava il sale e là finiva. Cioè un ripiegamento su quelle che sono state il massimo del successo degli anni 90 che sto raccontando, che erano le situation comedies di questo genere. E poi non abbiamo più avuto neanche il narcisismo, perché abbiamo capito che gli uomini potevano fare un passo in più. Ripiegarsi su se stessi, correre per le strade e mangiarsi il Prozac non risolveva la vita. Per risolvere la vita vera, subito dopo, tutti hanno capito che non bisognava andare dritti, ma bisognava sgomitare così. Eccolo là. I miei colleghi americani scrivono libri intitolati La cultura del cinismo e noi in Italia abbiamo cominciato ad essere ghiotti di South Park e soprattutto di quelli famosi che stanno, come si chiamano quelli, i gialli? I Simpson. Allora, i gialli con i Simpson sono stati un successo straordinario nel momento in cui
rappresentavano esattamente la società che, implodendo su se stessa, mangia patatine, guarda quello che accade, se ne frega di tutti e, se può, come si dice nel sud, gioca a fotti compagno perché ce la deve fare. È finito anche il Simpson. Sono mancati anche loro. Viviamo in un momento in cui personaggi famosi per i piccoli, ah poi vabbè, vi tolgo i Pokémon, vi tolgo tutta la strategia, poi ci torno sullo shintoismo se vi diverte, ma faccio invece il percorso mentale perché ho detto che studio la postmodernità. Siamo in un momento in cui un personaggio fantastico, si chiama Ramna, passa sotto una fontana ed è una femmina, quindi ha un fidanzato e molti amici. Ripassa sotto la fontana negli stessi 22 minuti e diventa un maschio, quindi ha una fidanzata e molti amici. Figuratevi se io ho un problema con gli omosessuali o gli eterosessuali, ma ho un problema di fondo sulla questione identitaria dei bambini. Superman e Zorro, che ho citato prima, sono personaggi che avevano, come diciamo noi sociologi, uno status e due ruoli. Erano una persona. La morale di Clark Kent e di Superman è la stessa, si esprime in modi diversi. La morale di Don Diego e Zorro, idem. Ramna no. Ramna è una femmina e un maschio. Non è un out-out kierkegaardiano che impone una scelta etica, ma manco ci si pensa, dice chi è Kierkegaard, non importa. Qui quello che importa moltissimo è che è vero che nelle scuole francesi da quest'anno all'asilo i bambini imparano a pensare da quest'anno, con la nuova normativa, che si nasce persona e che nel corso della vita potrai aderire ad un genere. Noi in Italia, non essendo ancora nella cultura laica dei citoyen, non abbiamo accolto questa teoria. Ma qui non si tratta neanche di predisporre all'idea che si nasce persona. Qui si tratta di far pensare quello che su tutti i manifesti pubblicitari voi osservate, io da madre, quando vedo questi dico, ma no, è un maschio o una femmina? Poi io che insegno all'università, a quelli del primo anno, c'ho un quiz continuo perché vedo le mode, vedo i vestiti, vedo gli sguardi, vedo i tatuaggi, vedo gli orecchini, vedo i piercing, e un sacco di volte faccio, scusi, ma lei è un lui o una lei? E quelli in genere sono simpatici, scoppiano a ridere e mi dicono il nome. Ma questo fatto che le persone si mascherano da ambigui è una cultura che sottopongo alla vostra attenzione come una rappresentazione che il mondo adulto vive intimamente, basta vedere nella nostra letteratura contemporanea, nei nostri film, nella rappresentazione, diciamo, che abbiamo della realtà, ma che nel mondo dell'infanzia adesso sta pervadendo attraverso questi personaggi assolutamente, come li chiamano, salienti, perché entrano nella mente dei bambini. Come? Beh, io ho assistito per anni ai dibattiti italiani su l'ora di religione a scuola, che facciamo, eccetera, eccetera, e io, che sono piuttosto bisbettica, quando andavo nei convegni così, dicevo, ma lei ha mai pensato che suo figlio sta 3 ore al giorno, c'ha lo shintoismo giapponese e lei non si è mai resa conto? Perché? Perché il 17%, che non ho citato, dell'altra programmazione è fatto in Giappone. E perché è così acchiappante? È acchiappante perché è talmente diverso dal nostro paradigma cognitivo che, dalle indagini che abbiamo fatto in tutta Europa, questi personaggi restano meno nell'intimo della mente, ma la prendono di più. Cioè, nel tempo vengono eliminati, nella congiuntura vengono fortemente assimilati. E perché? E beh, perché io non avevo mai studiato nulla di shintoismo giapponese, ma quando ho capito che Mimì della nazionale della pallavolo non era proprio una cretina, se la madre le moriva, il fidanzato la mollava, lei andava a riva al fiume, c'era uno con gli occhialetti neri che gli diceva tu ce la devi fare per la tua squadra, ce la devi fare per il Giappone, e questa non solo si rialzava da tutti questi lutti, ma si metteva pure le catene ai polsi per fare più fatica e si buttava su questa palla che naturalmente arrivava nel modo giusto, e nel momento che, morta di fatica, perdeva i sensi, eccetera, gli altri applaudono, lei esiste. Non gridava banzai,
e non siamo nella portaerei americana. Non siamo però assolutamente lontani dalla storica cultura del samurai e dalla cultura nipponica, che conosce un solo peccato, per noi occidentali proprio inesistente, che è quello della dignità sociale. Noi proprio, noi non sappiamo cos'è questo peccato, ma loro ne hanno uno solo, la vergogna sociale. Allora, pur di non avere vergogna sociale, Holly e Benji giocano nelle team da 14 anni tutti i pomeriggi a palla e si ammazzano, non contro l'altra squadra, contro se stessi, perché ce la devono fare a tutti i costi. Non vi parlo dell'uomo tigre, non vi racconto tutti quelli che giocano al tennis, tutti i calciatori, perché? Eh beh, perché hanno fatto ricerche di mercato acutissime, hanno capito che da noi lo sport era il veicolo formidabile. Da noi, come dicevo prima, per insegnare a pensare che si può competere senza confliggere. Da loro un elemento di marketing strategico, per cui potevano presentarci tutti gli sport giustamente con la loro morale. Questa gente si ammazza in campo. Sembrano violenti? No, perché la madre italiana beota non vede che quello dà uno sputo a un altro o uno schiaffone a un altro. Tanto ammazza se stesso, allora bene, no? E questo è uno. Questi hanno un culto degli antenati che noi neanche ci sogniamo, l'abbiamo lasciato all'impero romano, ai penati che dicevo prima. Tutte le volte che escono di casa c'è un quadro alle pareti, di solito c'ha baffetti perché lo occidentalizzano, occhialetti pure, che gli dice cosa devono fare. Le sorelle occhi di gatto che ho appena citato sono tre deficienti che la notte rubano per ricostituire l'eredità del nonno, culto degli antenati, e di giorno detengono un bar molto sgambizzate, in costume da bagno, credo anche d'inverno. Ma non è tanto il fatto di come sono vestite, è la mentalità che propongono, sempre di riproporre una possibilità di comprensione del mondo che viene solo dal passato e viene imposta da una cultura dominante che per noi è, per esempio, del tutto estranea. Un altro elemento che quando entriamo in un cinema per vedere un film di Kurosawa ci appare evidente, l'immanenza della natura. Beh, credo che Joanna Speer, quando ha scritto Heidi nel 1898, non avrebbe mai immaginato che quelle stupidaggini avrebbe avuto un successo planetario con 92 episodi che la Toei Animation ha fatto di Heidi. E cosa sono questi 92 episodi? In realtà sono 92 storie in cui Heidi agisce perché l'uccellino glielo dice, la conchiglia glielo fa pensare, la neve la induce, c'è sempre un elemento della natura immanente, potente, sovrastante a cui lei deve ubbidire. Sono dimensioni mentali che predispongono, badate bene, non un'azione. Io ho sempre teorizzato che nessun genitore al mondo, e guardo lei come psicologa, né uno psicologo potrà mai affermare che ciò che si vede si fa. Cioè non esiste una correlazione possibile tra la visione e il comportamento, ma convinta, come sono, che esiste un modo di insegnare a pensare il mondo, e la televisione lo trasmette, è evidente che lo trasmette in questo senso. Ultimo 5% di questa programmazione infinita sono cartoni pensati in Belgio, realizzati in Spagna e prodotti in Corea. Io quando ero piccola, ero brava a scuola, mi sono presa due lauree, poi insegno all'università, poi leggo di mestiere. Beh, io vi sfido, a chiunque di voi, anche di fronte a me, a poter raccontare alla maestra a scuola cosa succede in un episodio degli snorchi. Allora, quello non succede niente, di solito si perde una conchiglia. Allora io immagino una maestra che dice, poi non hai capito, e dopo che succede? E quello sarà lì imbambolatissimo, non succede niente. Sono i cartoni pensati per le madri di tutto il mondo riunite, che invece che metterli di fronte al prelavaggio della lavatrice, che pure vedrebbero il movimento, un coso, i colori, la centrifuga, qualche cosa, li mettono davanti agli snorchi. Perché? Perché non c'è violenza e non succede niente. Nessun essere umano potrebbe raccontare quella diecina di storie che fanno parte di questa filiera, in cui non accade
un elemento catartico, non accade una contrapposizione, non accade quello che diceva e sottolineava la dottoressa, non c'è relazione alcuna né col mondo delle cose né con quello degli umani, però non c'è violenza. A proposito della violenza è un... Il falso mito della TV e dei vari media che contribuiscono all'aumento della violenza, che è un'altra cosa che si crede, no? Molte persone, il trend generale è quello di attribuire alla TV, ai media, l'aumento della violenza nei ragazzi e negli adolescenti, che invece pare lei smentisca. Correva l'anno 1933. Gli americani, come sempre, da sempre e per sempre, troveranno un alibi sociale a tutto ciò che non funziona nella loro gestione del potere. E che cosa fanno nel 33? Cinema muto. Vedono che i ragazzini a scuola si menano, tutti si menano a scuola. Il bullismo, cioè, sembrava un altro discorso, un altro libro, mi inviterà l'anno prossimo che l'ho già scritto, il libro sul bullismo. Beh, allora... Allora, che fanno gli americani nel 1933? Erogano una somma enorme, la danno alla Payne Foundation, la quale analizza 6.000 ragazzini delle scuole elementari, a cui somministra due volte a settimana film muti, violenti, allora il pugno, il cavallo che li va addosso, non lo so, il treno che li arrota, non me lo so immaginare come due volte a settimana potessero vedere per 3 anni film violenti. Altri 6.000 ragazzini vengono isolati, non c'era il cinema nelle piccole cittadine, evidentemente non esisteva la televisione, siamo nel 33, non gli fanno vedere niente. Dopodiché una squadra di dottoresse come lei vanno a scocciare tutti questi 12.000 ragazzini e li osservano per un anno intero di scuola. È stata la più macroscopica delle ricerche, che ha dimostrato che si menavano identicamente, prima e dopo, sia quelli che avevano visto i film violenti che quelli che non avevano mai visto i film violenti. Ma la gente non ci crede. Perché? Perché ho detto che la preoccupazione è l'alibi dell'attenzione. Pensare che il male arrivi da un agente che non si può controllare, la televisione fa male. Quando me lo domandano dico certo, se cade addosso, ora poi è piatta, ti decapita, il frigo peggio, perché se ti ci nascondi dentro ti basta mezz'ora per morire congelato, però non importa. Quando questi che fanno? Negli anni 50 strapagano questa volta una famosa mia collega inglese e questa scoccia i ragazzini di tutto il Regno Unito, anche quelli che allora dell'India, di tutti, proprio li va a scocciare tutti dell'impero. È una ricerca immensa e questa volta fa una cosa più raffinata. Vuole vedere quelli che vanno molto bene a scuola se guardavano meno la televisione. E poveraccia, Margaret Immelwett ci è rimasta malissimo, perché si scopre che andavano, quelli bravi a scuola erano esattamente in percentuale gli stessi di quelli che guardavano molto la televisione, media la televisione, mai la televisione, esattamente come all'inverso quelli che andavano malissimo a scuola, la stessa cosa. Da allora però le ricerche non sono mai finite e sono diventate un alibi sociale straordinario. Perché, adesso qui faccio ridere, non la offendo di certo, i nostri colleghi psicologi che scrivono questi libri famosi, cosa fanno? Prendono una cosa tremendissima, poi si mettono dietro lo specchio, che pensano che il pupo non ha capito che quelli stanno dietro lo specchio, vabbè, insomma, quelli si mettono dietro il famoso specchione, guardano e danno nel frattempo quello che loro chiamano quei materiali inermi, allora una pezzetta di stoffa, un po' di sabbietta, 2 sassolini, io mi immagino, dopo che uno ha visto, non so, un episodio di un film prediletto, se ritrova 2 sassolini, la pezzetta, un po' di sabbia, già si è rotto le scatole, di solito le muove queste cose. Loro fotografano e stabiliscono una correlazione più. Non voglio prendere in giro di più. Quello che invece per 19 anni sono stata membro del Consiglio Nazionale degli Utenti presso il Garante dell'Editoria. E lì naturalmente ho studiato il più possibile tutta la legislazione a tutela dei bambini. È evidente che fa comodo a tutti decidere che si mette quello che adesso si chiama il chip, e cioè il genitore decide se il proprio figlio
può vedere violenza a quale livello? L'ultima l'ha voluta Clinton, questa ricerca. Hanno valutato tutta la programmazione infantile che passa negli Stati Uniti. Hanno valutato ogni programma indicando da 0 a 10 il livello di violenza. Hanno venduto, e qui è il business, a tutte le famiglie con i figli americani una macchinetta che, messa sulla televisione, fa in modo che il genitore decide che il figlio deve vedere violenza 3 e poi esce, fa le cose sue, come appunto l'attenzione, l'alibi dell'attenzione. E che cosa si scopre? Che le tartarughe ninja, che io trovavo stupende, sono risultate quelle con violenza massima, perché quelle combattono sempre, se no che tartarughe sono. E invece, non so, programmi come X-Files, queste cose tremendissime, violenza zero, perché non c'era il sangue, non si sputavano addosso e quindi il punto non veniva. Voi vi rendete conto che sono soldi buttati? Da noi siamo, ho scritto una volta un libro su questo, l'unico paese al mondo che ha creato, reggetevi, 12 codici di autoregolamentazione. E voi capite bene che quando ci sono 12 codici di autoregolamentazione vuol dire che nessuno vuole cambiare la televisione, perché ne basterebbe uno, no? Anzi, basterebbe fare un canale pubblico per bambini e la finisce. Invece hanno tolto la televisione per bambini dai programmi della Rai, l'hanno messa sul satellite, ma insomma Yo-Yo non ha nulla a che vedere con le produzioni mentali che venivano predisposte fino agli anni 70, quando, mutuando dalla BBC il motto Educare divertendo, c'era un progetto, come esisteva in tutta Europa, di crescita per le giovani generazioni. Ma adesso quello che io osservo appunto è che cercare di vietare o cercare di maledire senza conoscere è il più grave danno che un adulto possa fare. Io quando voglio far restare malissimo qualcuno che entra in una scuola domando a bruciapelo, due anni fa, ora faccio altre domande alla maestra, si dice: ma lei cosa pensa di Asci? Quella mi fa: e chi è? Dico: come, l'allenatore dei Pokémon? Allora, il fatto che una maestra di questo secolo non conosce i personaggi non può continuare a pensare che il Corriere della Sera ha ragione, perché il libro più venduto per bambini è Il Piccolo Principe. Non è vero, se lo regalano fra fidanzati, perché il ragazzino di oggi, prima di arrivare al Piccolo Principe, vive in un altro mondo. E allora non conoscere quest'altro mondo, l'ho scritto nella frase finale del libro, così poi smetto, ho detto che alla fine faccio tutta una tiritera e dico che una società che ha inventato la bicicletta autoeducante è una società che sta implodendo. La bicicletta autoeducante è l'ultimo giocattolo di moda, solitamente in tutto il mondo occidentale la bicicletta è considerato il giocattolo più venduto. Assolutamente più venduto, ed è anche quello più riciclato nei paesi terzi. Il perché? Ma perché è il simbolo oggettivo dell'autonomia. Raggiungere un equilibrio di altrove, te ne vai, ti allontani e stai pure su due ruote, dipendi da te, quindi è proprio il simbolo dell'autonomia e della capacità, e quindi verso l'età adulta. Cosa abbiamo fatto, genitori di tutti i tempi? Abbiamo corso, io a Piazza Navona, voi in altre piazze, con la bicicletta dietro, dai, dai, stacca i piedini, vai, vai, vai. No, è così, la corsa affannosa. Ora no, il genitore attuale non fa la corsa affannosa, compra bicicletta costosissima, che non ha ruote, che non ha più pedali, allora bambino corre da solo e poi alza i piedini e quindi si regge in equilibrio per due metri, perché poi deve rispingere i propri piedini, rialzare i piedini e trovare l'equilibrio. Questo significa non avere più neanche una generazione di genitori che tengono il sellino. Bene. In fondo hanno applicato alla lettera il detto: hai voluto la bicicletta, mo' pedala. Invece no, cammina.